Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per recensire un gioco appena acquistato per voi, ovvero Doorways di Underworld. Adesso che nel frattempo che lo vado a scaricare, andiamo a vedere la pagina di Steam per vedere un po' di cosa si tratta. Allora, eccoci qui nella pagina del negozio. Il gioco ha recensioni per lo più positive, perfetto, 137 recensioni. Ed è un'avventura horror, indie e azione, quindi ci sarà da farsi la pupù addosso, si crede. Quindi Doorways di Underworld è un horror immersivo con una complessa storia e un'atmosfera profonda. Wow, niente male, addirittura si può anche giocare con l'Oculus Rift. Fantastico. Allora ci vediamo appena l'ho installato. Benissimo, download completato. Questo è il gioco. Grafica al massimo, ovviamente, in modo da farvi vedere il meglio che può offrire. E iniziamo. Già la musichetta è abbastanza inquietante. Spero che non sia troppo pauroso. O meglio, lo spero per i sviluppatori, ma per me no. Spero sia un gioco poco pauroso. My name is Thomas Foster. The maniacs I pursue fall like dominoes, one after the other. I solve these cases by entering their minds, actually letting them into mine. I stalk them through dark hallways, forests of bloody stakes, inhuman torture chambers. Un ambiente macabro, parecchio macabro. Lo scopriremo subito. Saiboi Studios. Tobia, sapevo che questi sono i titoli. Crediti degli sviluppatori. Damian Taxway, Special Swish. Beh, vabbè. Dai, non mi interessa leggere i nomi di questi. Martin. Questi sono morti? Non lo so. Doorways, the Underworld. Si entra nel mondo sotterraneo. Con Shift si corre piano alla Minecraft, cioè si corre piano, oddio. Si cammina piano alla Minecraft, così tic, ci si può abbassare, si salta, yes. Una tomba. O no? Che diavolo? Come si prende? Katrina Stein, Frankfurt, Germany, 1964. Non mi fa paura. Questi volevano farmi spaventare. Facevano vedere la faccia strana all'improvviso. E io mi sarei dovuto spaventare. Comunque il volume è alto perché è l'unica cosa che mi fa spaventare. Un suono alto all'improvviso. Quindi se mi do spaventare sarà per quello. Per il resto è difficile. Ci sono scatole. Tunnel, gallerie. Questa luce è molto cupa, con un rosso. The dungeon branches into somber hallway. Con un rosso molto intenso. Infatti l'atmosfera non è per niente male. Sembra abbastanza immersivo. Questo ho giocato con l'Oculus Rift. Dovrebbe fare la sua porca figura. Questa musica cambia. Oh, ma perché premo shift? Poi vado piano e dico, ma perché vado piano? Una chiave anonima. Molto anonima. Vediamo se posso aprire adesso qui.
Beh, c'era la chiave. Devo equipaggiarla. No. Non lo so, sto schiacciando a caso i tasti e li indovino sempre, quindi controllo tasti è fatto bene, senza cose strane. Quest'ombra? Perché c'è quest'ombra? Ah, è il... Ok. Devo aprire questa porta? Non posso. È incatenata. Questa? Questa sì. Mi voglio spaventare. Oh, mi posso... Cos'è questo posto davvero? Porca vaccarella. Cos'è? Boy Scout? What? Apriamo? Non si può aprire. Sai che dobbiamo tornare indietro da qua. Cosa ho preso? Qualcosa di... No? Non lo so. Items? Vediamo. Non ho capito perché non mi fa... cliccare col mouse qua nel menu. Devo per forza usare la tastiera. Ah, si gioca col joystick. Ah, con la I si aprono gli item, a quanto pare non ne ho. Va bene, torniamo indietro. Musica molto d'effetto, devo dire. Una sedia, comodissima. Questa contava i giorni, quindi era rinchiusa qui da chissà quanto tempo. Da qua sono venuto? Non lo so, non ne ho idea. Probabilmente sono venuto da qua. No. Qui aperto. Mi sto perdendo. Oh. Sì, questa visuale sempre da scemi. Che sì, ma che cosa sti... Ma boh, cosa hanno fatto su questo letto? Vediamo se riesco ad aprire. No. Non riesco ad aprire niente. Spaccare casse, niente. Vedo tipo un effetto rumore nella stanza. Ho trovato un foglio. Vabbè, c'era un torso umano che si contorceva, si lamentava. E va bene. Vediamo. Ma perché non si può correre, mannaggia. Sì, dai, qualcuno non ha pagato l'Enel qua. Jesus Christ, what is going on here? Ma che ne so io, basta che ci muoviamo, prendi la chiave. Dov'è la chiave? Ce l'avevo, ce l'ho. Ma come si prende? Con I. Ma what è successo? Io non ho capito come faccio a prendere la chiave. Prima l'ho presa e ho fatto un elogio ai comandi dicendo che funzionano bene adesso. Voglio prendere gli item. Items. Ok. Perché non me li fa aprire? Devo sempre litigare con i comandi. Ma io sono un gioco per PC, ma perché? Perché? Ma non mi seleziona la... Ah, ma manca proprio una maniglia, quindi non me la farà aprire sicuro. E questa sì? E basta con queste stanze tutte uguali. Adesso esco e su un coso. Ma io farò. Da qua sono venuto. Aiuto, questo posto mi fa venire. Ma che è un labirinto. Si è aperto pure qua. Ma da qua sono andato già. Boh, non c'è niente. C'è un bel niente. Oh, me ne scappo. No, qua quella porta prima era chiusa. Vaffanculo, va. Uffa. Io grido prima, così non mi spavento. Aiuto. Non ho mai giocato a un gioco horror.
perché quando guardi i film mi fanno ridere i film horror, non so se mi dici i videogiochi. Sì. T'ho visto ora che c'è stato un glitch qua. Allora, vediamo cosa sta qua dietro questo posto. Vediamo da qua. Odio le luci rosse. Sono molto tetre. Tetrapack. Ma quanto fa questo nero? Cosa salva? Spero. Qua dei fusibili, cose del genere. Allora non c'è niente che mi fa paura. Cioè, oddio, non è successo niente. Qua che cosa si mette? Una chiave. Un'altra chiave. Si può girare. Ti può illuminare? Grazie. Forse devo trovare la chiave per qua. Qua posso aprire? No. Adesso corre. Sembra andare molto più veloce. Perché ha paura il mio personaggio. Si sente la puzza di cacca quando cammina da dietro. Lo possono trovare così. Da qua sono venuto? No. Oh sì, sì. Ma che cazzo? Sì, da qua sono venuto. A destra dove devo andare. E qua è chiuso. Qua è aperto. No. Ma e che devo fare? Non posso spaccare le casse, no? Un foglio. Esperimento 9, giorno 1, giorno 2, giorno 3 e giorno 4. E giorno 5 e giorno 6. Voglio sapere cosa devo fare. Questi in quei fogli è scritto. E devo rileggerli. Ah, che paura! Ah, l'ho detto che mi farò ridere le cose horror. Vabbè. Mi fanno solo paura perché le trovo ridicole. Sì, boom. Non mi spaventerò mai. Beh, così fu che mi spaventai. No, non lo so. Potrebbe essere, come potrebbe non essere. Ma dove cazzo devo andare? Non è che devo andare là dove è uscito il simpatico uomo sorridente. Simpatico uomo sorridente. Sei qui? Non eri qui? Lercio. Ma guarda, qua c'è tipo un passaggio chiuso, però strachiuso. Una cassaforte. Uno. Ma e il codice? Lo posso. Oh, ma non mi fa cambiare. Ma vaffanculo. Secondo me è questo il codice. Non lo so, come cacchio faccio a saperlo? Stava scritto sul foglio. Vuoi vedere? Devo aprirlo di nuovo, devo aprire i foglietti. No. No, non ci sono numeri. Non ci sono numeri. 1964. Boh, 1164. 109. 001. Non lo so. No, non lo so. Però dovrebbero un po' lampeggiare gli elementi interattivi, perché così... Come fai a trovarli? A parte che c'ho poi quella chiave lì, che secondo me va messa là dentro, solo che non me l'equipaggia, non so come. No. Non me l'equipaggio. Ah, non serve a niente. Behind the cell. Pagina 2 posso. No.
Volete vedere che la pagina, la password di lì è 1305? Se la password... Allora sicuramente è scritto lì nelle pagine, perché prima sono andato avanti e ho cambiato pagina invece di leggere l'altra. Dove cazzo era la cassaforte? Potrebbe essere 1305. Proviamo. È l'unica soluzione qua, la cassaforte. 1305. Oh, si è aperta. Oh, cos'è? Completato la cosa della posizione della gamba. La chiave. Oh, c'è la chiave. Vai. Ora sicuramente c'era un altro jump and scare. Ecco la chiave. Mettiamola. Ta! La chiave wireless. Che succede? Beh. Forse quella, quel muro lì che sembrava non portare da nessuna parte, adesso porta da qualche parte. Non era questo. Qual era, qual era, qual era? Ah, forse ho capito, si è aperta quella porta lì. Quella lì, sì. Ma li devo correre incontro, devo scappare. Oh, va a cacare. No. Oh, sì. Hide. Mi nascosto. Sto zoppo qua. Ma che cosa? Ma che cosa mi devo uccidere? È uno zoppo. Stay away from him. Stai lontano da lui. Non puoi confrontarti con lui. Oh, madonna, è così zoppo che è storpio che sembra un pezzo di muro. Ma vaffanculo. Però... che palle, Orazio Grinzosi, era meglio. Eh sì, stay away from him. Ma che è un handicappato? Senza nessuna offesa agli handicappati. Vaffanculo. Guarda che scemo. Oh, che palle, mi lasci stare. E nasconditi. Beh. Dai, dai. Dove sta? Ora compare qua, guarda, guarda. Mi tocca e muoio. E dai. Vaffanculo, che palle, da capo. Trovo un punto sicuro, sì, però che palle per andare avanti. Bene che deve far paura, però. Deve essere completabile. E adesso dove cacchio sono? Sono sempre qua. No, hide. Nasconditi se non torno da lui. Oh, ma sei proprio scassapallecchie. Quelli che ti fanno venire la depressione. Fabi. Sì, posso confrontarmi con lui, basta che faccio. Nah. Ma dove sta? Non si vede. Là si vede una luce che si muove. Non so se è lui. Mi mossa qua. Ma è ovunque sta sto. Lo sai, si sta avvicinando, si sta avvicinando. Dai. Sei bella. Non fai paura a nessuno. Oh, che paura. Sì, vabbè, ma. Che palle. È pallosa questa cosa. Ma poi dove devo andare? Mamma, devo rompere le palle. Verso dove sta camminando? Verso qua. Non si vede niente. Mi nascondo qua adesso, viene di nuovo qua. Aspettiamolo.
Nel frattempo faccio un pisolino. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Adesso io mi giro, lui senza che mi veda mi fa e mi uccide. Manco mi vede. Ma guarda, sembra un pezzo, sto pezzo di muro sembra il mostro. Stai ancora qua, che sei lento, madonna. Ehi, devo andare qua. Oh, devo andare qua? Sì. E ora mi lo ampere sgabuzzino. Che palle, devo correre. E corri più veloce, dai. Ma poi come fa a correre più veloce di me quello, quel frigorifero? Oh. Di nuovo. Dove cazzo mi nascondi? Dietro la scrivania qua. Va bene qua. Lo vedo, lo vedo. Ecco le gambe. Le gambe, ma che cos'è? Un comodino. È un comodino. Dove sta il comodino? Ma dove devo andare? Oh, che palle! Sta dietro sto cretino! E vaffanculo! Vabbè, sì. Io corro, che cazzo me ne frega. Jump! Jump! Ho jumpato! Minchia, si sento... Ho saltato, e se devo rifarlo? No. Va bene. Vabbè. Ti ho detto un po' di ansia il fatto che devi correre e ricominciare il livello. Ti fa... quello ti mette paura. Infatti, quel coso che cammina. Quel comodino. No. Però, vabbè. La paura di rifare il livello noioso è abbastanza. Beh, finalmente il caricamento è finito. Sono caduto giù. Chi mi scrive a fare salta se poi devo cadere. Però lasciamo stare. Però devono farne un po' più definite le texture. Non capisco la differenza tra alcune cose ed altre. Dove sono? Dai, pollo. Da quanto sto registrando? Oh my god! Fa paura questa cosa? What is this place? Vabbè ragazzi, allora non voglio spoilerarvi troppo. Avete più o meno visto com'è il gioco. A me non fa tanta paura. Però sono soltanto al primo livello. Magari più in là sarà davvero pauroso. Oppure divertente per me. Al prossimo video.